Buona giornata ragazzi, benvenuti a questo stream. Stavamo per commentare il torneo 1 contro 1 della Dreamland 2.0. Qui siamo in provincia di Milano e in questa splendida location, l'hotel appunto Congressi di Legnate, stiamo appunto per vedere lo scontro tra Vivicenza e Infagua. Infagua lo conoscete sicuramente, è il jungler della nazionale italiana di League of Legends, e Vivicenza è uno dei appunto vincitori dei primi scontri che hanno visto affrontarsi otto tra i partecipanti appunto di questa Dreamland. Io sono Sarengo, caster dell'ESP Icon Esports Project, e spero che vi divertiate con noi. Le prime fasi sono passate e dopo appunto i primi ban e i pick che hanno visto gli AD Carry come principali protagonisti del torneo, vediamo che in questo frangente si affronteranno due personaggi radicalmente differenti: Teemo per quanto riguarda Vivicenza e dall'altra parte Jarvan per Aguanile. Jarvan è sicuramente un champion con cui Aguanile è sicuramente confidente, in quanto lo usa generalmente appunto in giungla. Sappiamo quanto possa essere fastidioso la rush di Teemo, ma il boost di Jarvan dovrebbe, nel caso connettesse appunto sull'avversario, riuscire a portare giù velocemente il nostro hero preferito. Scelta interessante di Summoner Spell, vediamo Exhaust e Ignite per quanto riguarda Vivicenza, dall'altra parte abbiamo il Flash, un Must su Summoner Rift, un po' meno nell'1 contro 1, comunque scelto da Guanile, insieme comunque all'Ignite per appunto agevolare le kill. Allora, ci sono stati diversi cambiamenti nella Season 4. Questi cambiamenti hanno cambiato per quanto riguarda la maggior parte il ruolo del support e il ruolo del jungler, cosa che appunto nell'uno contro uno queste non influenzano minimamente. Quindi nell'uno contro uno è rimasto più o meno lo stesso. Ci sono stati un po' di cambiamenti per quanto riguarda le mastery e successivamente ci saranno per le rune. Questi potrebbero sicuramente intaccare. In particolare le mastery hanno favorito personaggi come appunto Teemo, in quanto conferiscono sia nel ramo offensivo penetrazioni magiche e fisiche, quindi beneficiano doppiamente da questi cambiamenti. Comunque, sarà sicuramente un match interessante, noi stiamo per partire. Ok, si inizia la partita, immediatamente vediamo un buy da parte di entrambi i giocatori per quanto riguarda un bel Doran's Blade, che dà statistiche agevoli per quanto riguarda l'early game e il sustain, in attesa dello spawn degli health pack al terzo minuto di gioco. Vediamo una seconda spada che andrà sicuramente a buildarsi in un Vampiric Scepter, sempre per aiutare col sustain di cui parlavamo, che sicuramente aiuterà Teemo a recuperare vita quando verrà inevitabilmente colpito da Jarvan, e lo stesso Jarvan a ridurre la rassa appunto di Teemo. Aguanile è già posto nel cespuglio, possiamo vedere la posizione dei Poro a rivelarne appunto il movimento. Ogni tanto si sentono le urla perché ovviamente siamo in diretta della Valorant, per cui ci sono già anche i tornei di Call of Duty che stanno disputando e quello di FIFA. Sì, sono stati veramente calorosi, li potete sentire ogni tanto, si lasciano trasportare dall'emozione. Speriamo di avere altrettante emozione appunto durante la partita. Saltatemo, guadagna il bonus dell'attack speed, immediatamente Jarvan comincia a pushare. Primo colpo da parte di Teemo, che appunto sputa sull'avversario. La Rasa non ha molta efficacia, in quanto essendo buildato prevalentemente AD, il suo blinding shot colpisce Dragon Lance a Guanile. Non riesce a cappare l'avversario, però la bandiera c'è. Ok, Vincenzo ancora Ras, prime pozze che partono per Teemo. I primi minion saranno molto importanti, in quanto consentiranno ai due contendenti di guadagnare molti più gold di quanti normalmente si fanno in un Aram per shoppare appunto oggetti, cosa che aiuterà sicuramente il primo a morire. Livello 4 per Teemo, livello 4 per Aguanile. Combinazione da parte di Aguanile connette con Teemo.
riesce a fare abbastanza danno, immediatamente torna indietro. Vicenza prende tanto ras da parte di Minion, ancora Dragon Lance. Poche HP per Vivicenza, seconda combo che va a connettere, Ignite, kill easy per Aguanile, che riesce colpendo appunto due volte l'avversario con tre punti in Dragon Lance e due nello stendardo, lo vedete, a prendere la kill sull'avversario. Vampiric Scepter per lui, immediatamente, a recuperare appunto quello che ci aspettiamo sarà un match comunque close. Nel momento in cui Jarvan riuscisse a prendere un'altra kill, le cose andrebbero veramente male per Timo, che si troverebbe seriamente in pericolo ogni volta che Jarvan avesse l'ultimate. Ultimate che è appena arrivata a disposizione dell'avversario in quanto ha toccato il livello 6. Vanilla postato nel cespuglio, full mana, full vita, Cataclysm pronto, arriva il blinding dart, non ottiene alcun effetto ovviamente, ritorna, combo, autoattacco, Ignite, Exhaust, addirittura su Vanilla che utilizza comunque la combo. Ancora combo su Vivicenza. Rassi, il blinding dart para con efficacia gran parte del danno di autoattacco da parte di Agonia. Sono solo 200 i gol di vantaggio, 300 i gol di vantaggio per Aguanile. Sta aspettando che i minion arrivino sotto torre per riuscire a farmare e recuperare un po' di vita senza subire la rassa eccessiva da parte appunto di Timo. Timo torna indietro, ne approfitta per tirare un onda d'attacco e recuperare un po' di vita. Gli Shroom incominciano ad essere posizionati lungo il terreno di gioco. Notate il cooldown del Cataclysm che sta per tornare tra una quindicina di secondi. Appena sarà disponibile, Agonile sicuramente ritenterà di nuovo l'aggressione sull'avversario. Eccolo lì. Entrambi gli avversari full vita, livello 9 per Agonile, livello 8 per Timo. Timo che non ha a disposizione l'Exhaust, non ha a disposizione l'Ignite, non ha a disposizione il Blinding Dart che adesso sta tornando in cooldown. All'ultimo shroom messo, 30 secondi al prossimo, per Agonile sarebbe l'occasione ideale, però prende un fungo, per fortuna, ripeto, non fa danni in quanto Timo è abilitato prevalentemente a Dio. Tenta lo stendardo, Vicenza si sposta subito, levandosi dal range d'azione di Jarvan. Ink di Aghanile su Vicenza, missa purtroppo Dragon Lance sullo stendardo. Vicenza con un abile sidestep riesce appunto a evitare il peggio. Ennesima combo, Aghanile missa ancora. Cataclysm e Ignite arrivato in cooldown, adesso riesce a prendere la kill, rimane con veramente pochi HP Vivicenza, nonostante l'Exhaust e l'Ignite non riesce appunto a castarli.
e ci rimane. Shop immediatamente la Sanguine Blade che gli fornirà non solo sustain ma anche il danno necessario contro appunto l'avversario. Avversario che comunque dimostra di aver già negato gran parte dei danni grazie a un Doran Shield che sarà comunque utile per i prossimi minuti. Quindi si sacrifica per shoppare e per danneggiare il più possibile la torre. Vediamo se sarà worth it. Brutalizer per lui. E Tiamat che va ad incrementare il burst damage di combo anche nel caso, mal ricordato caso, in cui missasse appunto la sua Dragon Lance. Timo si avventa sulla torre nemica aiutato dai suoi super minion, in particolare il Carnotone sta facendo un ottimo lavoro nel tankare i minion, che addirittura non muore, permettendo appunto a lui di ottenere la prima torre. Inc da parte di Aguanile che utilizza il Tiamat per appunto apportare danni nonostante il miss sulla Dragonlance. Ottimo dodge da parte di Vivicenza ancora una volta grazie alla velocità del move quick da parte di Timo. Boots livello 2 per Timo, miss ancora una volta Dragonlance da parte di Aguanile. Demacia tirato appunto da Jarvan, che però causa l'exhaust e l'ignite da parte di Timo insieme al Blinding Dart, non ottiene minimamente i risultati sperati. Vicenza con più di tre quarti di vita si appresta a tirare giù l'avversario e a danneggiare la prossima torre. Come vedete Jarvan corre ai ripari con una Chain Vest contro appunto i danni di questo team che risultano decisamente eccessivi per quanto riguarda il burst negato ancora una volta dall'avversario. Torre che cade, inibitor scoperto. Ancora engage da parte di Aguanile, ancora missato, lo porta lungo sul fungo. Aguanile aspetta il cooldown, attira il Tiamat, ma Vivicenza con il move quick riesce a raggiungere facilmente l'health pack prima del suo avversario. Prende ancora Ras dagli auto-attacchi. Terzo auto-attack di fila a cui non risponde, quarto. Ancora blind, ancora auto-attacchi. Ancora 10 secondi più o meno alla ultimate di Jarvan. Però è veramente con poche HP Aguanile non so se riuscirà a ottenere questa kill su un avversario che si dimostra ancora full vita. La 2 a 2 score parziale, ancora Ras. Inc da parte di Aguanile. Il boost damage allucinante una volta che la Dragon la sconnette. Esplode l'avversario nonostante il deficit di vita. Turnaround, erano 100 gold in più per Timo e adesso è ritornato al vantaggio nelle mani di Aguanile che prende un fungo, però ripetiamo, questi non dovrebbero essere danni che lo porteranno a morire. Sono ancora ben due health pack a disposizione ma altrettanti funghi lungo la via. Riesce ad evitare il secondo standard ad aumentare l'attack speed, la torre dovrebbe cadere per garantire appunto a questo giocatore un minimo di gold da shoppare. Aras immediato a parte di Vicenza che si avventa sull'avversario, lo sta tirando lungo un fungo, 3-2-1, paff, eccolo lì, si accorge di essere morto, cerca l'aggressione ma ci muore. Last Whisper per Timo che così counterà efficacemente già l'armor stack da parte di Jarvan. Si avventa immediatamente, lo vedete lungo sull'inhibitor, ignorando per la maggior parte i minion, lasciando al suo veleno il compito di appunto
Almeno Saida completata per Jarvan, che gli dovrebbe dare un minimo più di sustain, ma adesso i Super Minion cominciano a colpire le torri, che sono sicuramente una minaccia pesante, già metà HP per la prima torre e un altro quarto per la seconda che se ne vanno. Questo solo alla seconda wave di Super Minion. Ancora Ras per Teemo, seconda torre che sta per cadere. Blinding Dart finisce, cerca l'immediato Ink a Guanile che però missa il Dragon Lance ancora una volta grazie ai riflessi di Vicenza che con il move quick e boost livello 2 non ha problemi a evitare la combo di Jarvan. Ancora combo da parte di Aguanile che connette il Dragonlance. Grazie al team, i titani sono allucinati, ma l'Exhaust para buona parte di questi. Non riesce comunque a scappare e a sopravvivere lo Yordle. Ci rimane. Adesso dovrà counter pushare i Super Minion, che sono sicuramente un fastidio addizionale. E rallenteranno l'avanzata appunto di Aguanile, che prende due funghi immediatamente, mentre un Super Minion gli scappa. Timo respawnato, sta arrivando contro un Agonile che è già a metà vita. Cerca di arrivare all'health pack, non ce la fa. Dragon Lance a scappare. Un po' di armor per Timo, con un Glacial Shot che gli conferisce anche CDR. Zia per aumentare ancora la sua già veloce abilità di movimento. Agonile con veramente pochi HP, se morisse adesso le sue torri sarebbero in pericolo. Prende un fungo, pochissimi HP per lui, potrebbe perderla. Potrebbe essere la partita, questo è stato un errore, non suicidarsi immediatamente. Vediamo se Vicenza riuscirà. Ecco, decide di farlo ora, ripulisce la wave di Minion, baita il nemico nell'allontanarsi, ma l'ultimo colpo crittando prende la kill. 34 secondi per Vicenza per tirare giù le due torri. C'è il Super Minion, la prima cade, lo vedete, la seconda sta venendo colpita in questo momento, cade anche la seconda. 20 secondi dovrebbero essere più che sufficienti per Teemo per finire questa partita. Uno. GG ragazzi, complimenti a Vicenza che prende il primo game contro Guanile. Jump.